Sino che chiedo se per un attimo ha avuto paura di non farcela comporre la nuova giunta, mentre a Paolo Bellotto volevo chiedere se mantiene anche gli altri due incarichi, cioè il presidente di commissione lavoro e la presidenza Polis. No, non può, lo chiedi a me, così te lo dico. Okay. Lui, sì. Allora, rispondo a tutte e due. Sì. Sulla Polis, ovviamente, per quanto riguarda la commissione consigliare, ovvio, entra Moras, quindi poi sarà la commissione che decide. A scegliere il presidente. Per scegliere il presidente, non spetta a me, lo sceglierà la commissione, ovviamente. Per quanto riguarda la Polis, io credo che sia incompatibile, mi pare, e comunque lui, il presidente, sta portando a termine tutto un percorso, non è necessario nominare un nuovo presidente, c'è già un consiglio di amministrazione che può condurre questa vicenda, che deve andare non prefigura una Polis con una presidenza, ma prefigura una relazione, tra l'università e il comune, innovazione, formazione, che prevede le quote maggioritarie, la maggioranza delle quote all'università, e quindi non saremo più noi che daremo indicazione al presidente, ma ci sarà l'università Ca' Foscari che indicherà il presidente. Non c'è bisogno di una sostituzione. Esatto. Sì, stiamo chiudendo su questo tipo di operazione che possa consentire quindi al Polis di agganciarsi, diciamo, al player di riferimento che è l'Università Ca' Foscari in maniera diretta, e quindi ancora di più ad attrarre quel tipo di risorse che sull'innovazione possono venire solo dalla ricerca, possono venire solo dalla capacità di acquisire fondi da portare sul territorio per poi quindi sviluppare sulle imprese a supporto delle stesse.